Si ritorna in gruppo dopo un anno di pausa, come ti senti? Ma ho vissuto, diciamo, un anno, fra virgolette, strano, però anche positivo perché ho fatto delle cose dove nella mia vita non avevo mai fatto. Ho assistito a degli eventi, con la Cipollini, e grazie a Federico Zecchetto che mi ha dato questa possibilità. Ho collaborato un po' con la Cipollini e poi avevo il team ballerini e mi sono dedicato un po' ai ragazzi giovani. Più che altro ho osservato le gare, sono andato con loro alle gare, ma non ho mai interferito sull'affare tecnico perché credo che sia una categoria che si deve interessare chi segue i ragazzi giovani. Però è stata un'emozione perché il team ballerini è stato un progetto che è cominciato con me, con Angelo e con me. E diciamo che è un progetto che portiamo avanti con orgoglio perché abbiamo un nome importante da portare avanti e sperando che più avanti si va questa squadra, questo diciamo, progetto si ampli, fichi sempre di più. E poi sono stato più con la mia famiglia, con i miei figli, perché io sono uno che quando faccio il lavoro del direttore sportivo dedico sempre. 20, quasi 24 ore su 24 al ciclismo, anche quando mangio mi chiamano, sono sempre disponibile, rispondo sempre e diciamo mi ci voleva anche staccare un po' e rendermi conto anche di una vita diversa e questo mi è servito. Come dicevo prima, ho visto pochissime gare nei professionisti, non posso dire che non ho sofferto un pochino le corse importanti quando l'ho viste, la squadra in cui mi sentivo ancora e ho sempre tifato la squadra in cui ora sono ritornato. Non è che ho fatto il tifo contro, ma l'ho sempre tifata perché mi faceva piacere che raggiungessero i risultati. E poi Angelo ha avuto fiducia ancora in me e ricomincio un'avventura, ma più consapevole e con più esperienza. Sembra strano, ma un anno di stop mi sono reso conto di tante cose e anche degli amici. Degli amici o di quelli che forse lo erano, ma nel momento forse più delicato della mia carriera non lo sono stati. E questo mi ha fatto bene, mi ha fatto aprire gli occhi e sono più forte fisicamente, mentalmente e più preparato per affrontare una stagione con la voglia del vero scinto, quella che forse la forza, il mordente, la determinazione avevo perso negli ultimi tempi. Una forza nuova, una determinazione nuova, una squadra rinnovata rispetto a 2 anni fa, tanti giovani, tanti ragazzi nuovi. Come la vedi? Come la stai vedendo in questo ritiro? Ottimo, prima di tutto ritorno a fare il mio lavoro, è la cosa più bella. Quando sono fatto la valigia per venire al ritiro non posso nascondere che ero felice come un bambino, perché ritorno a fare il mio lavoro, quello che mi piace fare, quello che ho sempre voluto fare e quello che credo di saper fare. E vedendo questi ragazzi, tanti giovani, poi Pippo Pozzato che o nel bene o nel male quando se ne parla sempre e io ci credo, ci sarà che ci crede perché l'ha voluto a tutti i costi, più lui che io, perché io sono rientrato che poco, e ci credo perché mi è rimasto qualcosina qua perché non sono riuscito a concludere il lavoro con Pippo, se n'è andato troppo presto, doveva fare le Olimpiadi per le cose che voi sapete non le ha fatte. E da lì non si è fermato un progetto con lui che dopo 3 anni si è riaperto ora. Io ho una grossa stima in Pozzato e credo lui anche in me e c'è un feeling fra me e lui. Forse so io come prenderlo e ok, nella sua carriera poteva fare di più, aver vinto di più, questo lo ripeteremo per tante volte all'infinito. Ma cerchiamo di prendere quello che possiamo prendere da Pippo e sono convinto che può essere ancora competitivo sulle corse ad un certo livello e poi c'è dei giovani e lui mi deve servire anche a fare da collana ai giovani, c'è dei giovani molto promettenti, c'è Belletti, c'è Fedi, c'è Maresco in cui credo moltissimo, è molto intelligente perché ha rinnovato il contratto con Citracca, crede nel progetto nostro e cresce e crede nella maturazione sua, che
e sono convinto che se ne sentirà parlare di questo ragazzo come velocista. E poi abbiamo qualcosa che a me come mentalità è sempre mancata, ma anche come possibilità. Abbiamo tre ragazzi, diciamo quasi quattro, tre scalatori, un colombiano e due spagnoli, giovanissimi, di 20 anni, dove sono tutti da scoprire, fra parentesi sono giovani, però se hanno un talento, hanno qualcosa devono far vedere anche da giovani. Se hanno quel talento in cui, quando l'abbiamo preso, crediamo che possano averlo. Poi abbiamo il nipote di Uzue, Sanz, che viene da una Pro Tour, e sappiamo che il calendario Pro Tour è più difficile del calendario professional, è un ottimo corridore, è veloce, tiene bene anche in salita, e chissà che potrebbe essere anche una sorpresa per la nostra squadra. È una bella squadra, rinnovata, Angelo ha fatto un bel lavoro, Citracca ha fatto un ottimo lavoro e ha fatto una bella squadra, e ora sta a noi direttori sportivi riuscire a amalgamare il gruppo. Come hai visto, oggi qua c'è anche il mio modo di lavorare, il mio modo di essere, e di essere anche sì trasparente, ma anche il tuo collega ha seguito l'allenamento, anche scherzoso, e quando riesco a scindere il lavoro e lo scherzo, e quello fa piacere ai corridori per andare avanti e essere più contenti in un ritiro lungo e dispendioso di energie. Come calendario, come impostate la stagione? Quando sarà l'esordio? Quando saranno le prime corse? Sai, una squadra professionale non è facile, diciamo, dire quali sarebbero le nostre corse, perché aspettiamo le wild card, aspettiamo le corse importanti, debutteremo alla Valenziana e a Donoratico, quello sappiamo, in Argentina Maresca e Pozzato, siamo sicuri che queste corse le facciamo. Poi aspettiamo RCS, le wild card, che dirà, siamo in attesa, come siamo in attesa delle corse importanti come Fiandre, Gand, Arelbeck del Belgio e Roubaix. Siamo in attesa delle wild card e poi dopo abbiamo i nostri obiettivi. È difficile per una squadra professional fare i programmi. Io vedo corridori che mi chiedono tutti i programmi, chiedono i programmi. Noi li abbiamo fatti, però li abbiamo tenuti lì nel computer perché aspettiamo gli inviti. Ripeto, per una squadra professionale non è facile fare programmi, perché fare programmi nelle corse seconda, terza fascia è normale, però poi dire che facciamo questa e quest'altra, allora aspettiamo un attimo e quando arriverà l'ufficializzazione delle corse che dovremo o spero che faremo, allora a quel punto lì faremo dei programmi e degli obiettivi. L'obiettivo principale, sapete qual è per noi, è il giro. Per tutte le squadre italiane fare il giro è una cosa, diciamo, primaria, speriamo di esserci e lì cercheremo di dare il massimo con i nostri atleti, e avendo questi ragazzi giovani spagnoli ci sta che qualcuno potrebbe anche fare il giro. C'era Pozzato che negli ultimi anni sottolineava spesso il fatto che non era molto seguito, era un po' quasi lasciato a se stesso. Qui in squadra c'è un modo di approcciare diverso, almeno conoscendo il tuo modo di lavorare negli anni passati, seguivi molto da vicino i corridori. Quanto pensi possa essere importante sia per un corridore esperto come Pozzato, ma anche per i giovani e i giovanissimi che sono in questo gruppo? Ma per me, sai, un direttore sportivo deve essere anche un confidente, un amico del corridore. Però sai, a volte con i corridori trovi lo scudo e a volte purtroppo trovi anche dei deficienti che commettono degli errori che ti può compromettere sia il lavoro tuo e anche il lavoro della squadra. Diciamo che con i corridori bisogna stargli vicino, bisogna, diciamo, capirli. Non è facile capirli perché, ripeto, i corridori, gli atleti, quando vanno a casa e quando escono fuori dal limbo della squadra, non è facile. Però a me piace sentirli, comunicarci e parlarci. E Pozzato credo che sia un ragazzo prima di tutto intelligente, dimostrazione che quest'anno ha cominciato a lavorare già con la 6 giorni, ora va in Argentina. È uno che non l'ho mai messo in dubbio la sua professionalità allenarsi, è uno che si sa anche allenare, va bene, vuole essere coccolato come tutti i corridori per me vogliono essere coccolati, il campione, il corridore esperto, il giovane. I corridori tutti sono un po' insicuri di se stessi, tutti vogliono essere considerati e coccolati. Non esiste un corridore che non vuole essere, anche il campione, considerato e coccolato. E questo fa parte del
corridore e a me sta riuscire a entrare e lasciarlo tranquillo, responsabilizzarlo, motivarlo, e credo che come motivazione e come non mi manchi, credo che possa a Pippo specialmente garantirgli tanta tranquillità, ma come a Belletti, come a altri corridori, Fedi e company. Diciamo che Pippo credo che con noi si è scelto noi, perché poteva andare anche in un'altra squadra, si è scelto noi, è segno che sa cosa trovava, sa come lavoro io, sa come è il team manager e si è venuto qui perché era convinto di fare questa scelta.